sono per l'ordine costituito. Non mi piace la politica, non mi piace, e il giorno anzi che la patria mi chiederà di versare il sangue per lei, a me mi troverà di sicuro pronto a darlo. E che siamo tutti seduti su queste trappolette, no? A sfangarcela tutta noi altri. Tutti su una grande galera che remiamo tutti quanti fino a schiattare. Viaggio al termine della notte è uno spettacolo che abbiamo fatto qui, in realtà è il secondo giorno di occupazione, quando ancora pensavamo che l'occupazione dovesse durare 3 giorni, dovesse essere una cosa simbolica. Avevamo organizzato delle serate molto lunghe di spettacoli che si alternavano, interventi vari che duravano anche 6 o 7 ore, e nella seconda giornata abbiamo fatto anche questo spettacolo, e quindi lo rifacciamo qui in un'altra data importante a distanza di molto tempo. E, è uno spettacolo che abbiamo portato in tournée l'anno scorso e quest'anno, abbiamo finito da poco le ultime repliche a Roma al Palladium. E appunto è una nostra interpretazione in una forma di concerto scenico, praticamente, cioè di lettura scenica in forma di concerto, a parte che poi le definizioni sono tutte assurde e impossibili, però è una nostra interpretazione, una restituzione in una chiave così nostra di Viaggio al termine della notte di Céline. Ecco lì in alto, sul ponte, al fresco, i padroni, con queste belle femmine, rosa, tutte gonfie di profumo, sulle ginocchia. E loro ci fanno salire sul ponte, si mettono il cappello dell'alta uniforme, e poi te ne sparano in faccia come se niente fosse, una del tipo: avanti, banda di carogne, è la guerra. Appunto, cerchiamo di lavorare sull'immaginario, uno spettacolo, anche uno spettacolo audio praticamente, no? Potremmo essere di schiena noi anche, no? non c'è niente da vedere se non in una zona che non è né nel palco né in noi che suoniamo, perché anch'io mi sento come un musicista, in realtà lavoro con la voce come se fosse uno strumento musicale, per appunto ciò che lo spettatore vede è qualcosa che non sta né sul palco e né nelle parole che dico, ma in una zona di immaginario per cercare di far fare un viaggio allo spettatore. Quindi il nostro percorso è essenzialmente musicale, anch'io lavoro con 2 microfoni alternando Teo Teardo con le sue macchine mi rimette al loop, insomma ci sono appunto dei tentativi per uscire dal testo a livello narrativo, ma spostarsi su un'altra zona, che poi è anche un modo per restituire la complessità di un testo che va affrontato sicuramente cioè non si può oggettivizzare, cioè è un testo che bisogna affrontare in maniera personale, cioè ognuno che lo legge fa un viaggio, e quindi è quello che cerchiamo di restituire al pubblico.
pensavo, con esseri del genere, no, questa imbecillità infernale poteva continuare all'infinito, cioè perché avrebbero dovuto fermarsi? Mai avevo sentito tanto implacabile la sentenza degli uomini e delle cose. Sarei dunque io il solo vigliacco sulla terra? Pensavo. E con che spavento, no? Perduto in mezzo a 2 milioni di pazzi eroici.